tema dello Ius Soli, che appunto è il tema portante del lavoro di un milione di italiani non sono italiani, è necessario soprattutto in questo momento, in cui, dopo che la sinistra non ha fatto niente per cambiare questa legge così restrittiva, anche molto veramente arretrata sulla situazione che abbiamo, forse è proprio il momento, questo qui, in cui non abbiamo un governo che è favorevole a questo, ma del resto nemmeno quello precedente e quelli precedenti lo sono stati, perché dei progetti cinematografici siano dei progetti anche che aiutino a riflettere su questa cosa, e in cui appunto il cinema sia anche un po' più politico. È un titolo, è un dato statistico, perché attualmente un milione e anche qualcosa in più di giovani che sono nati, cresciuti, hanno studiato in Italia, devono aspettare 18 anni per eventualmente vedersi approvare la cittadinanza italiana. Non sempre poi questo accade, perché ci sono i meandrici, diciamo, sistemi della burocrazia che rendono molto difficile, le lettere non arrivano, eccetera. Ma soprattutto perché un milione di italiani non sono italiani, ma altri 61 milioni di italiani non lo sanno, non lo vogliono sapere, quanto sia difficile per questi ragazzi vivere questa realtà in attesa della lettera, con una restrizione dei loro diritti, e mentre vivono nelle scuole, nelle piazze con i loro coetanei, però c'è una legge che dice voi non siete uguali, e loro invece vivono esattamente le stesse situazioni. Quindi io stesso, nel realizzare questo lavoro, ho approfondito questa questione, mi sono reso conto di quanto non la conoscessi, di quanto appunto la mia opinione magari fosse favorevole ma senza una reale conoscenza del fenomeno. Quindi mi auguro che chi non ha un'opinione oppure ha un'opinione contraria, vedendo questo lavoro, possa capire quanto appunto sia sciocca la legge attuale sulla cittadinanza. Quando ho visto questi ragazzi, ragazze, perché poi ne ho visti tanti, perché c'è stata una documentazione che ho fatto per capire la questione, mi sono detto: ma perché io devo raccontare questi artisti, questi sportivi, questi intellettuali, perché sono di seconda generazione? Io li vorrei raccontare come persone che hanno un talento, che hanno un'intelligenza. E giustamente una volta una di loro mi ha detto: ma sai Maurizio, forse perché tu il problema non ce l'hai, perché tu non hai vissuto, diciamo, il fatto che a 15 anni la tua scuola va in gita all'estero e tu non ci puoi andare perché non c'hai documenti, oppure tante altre restrizioni che subiamo, con il continuo rinnovo dei permessi, eccetera. Mi sono detto: beh, è vero, forse io devo parlare soprattutto a quelli come me che non lo sanno. Quindi io oggi lo so e mi rendo conto dell'assurdità della situazione, e spero che altri come me facciano lo stesso percorso.